Benvenuti ad Anzola dell'Emilia, in provincia di Bologna. Siamo qui con Lepida TV in occasione della seconda delle tre serate dell'Anzola Jazz Festival. Questa sera si esibirà in concerto l'Annibale Modoni Quartet. Abbiamo qui con noi appunto Annibale Modoni, che è vibrafonista, pianista e anche leader di questa band. E gli poniamo qualche domanda. Buonasera. Sì. Buonasera. Innanzitutto volevo ricordare che è dalla seconda edizione che questo festival è anche un tributo a Engel Gualdi. E i componenti di questo quartetto hanno in comune, oltre ovviamente alla bravura, il fatto di aver suonato con Engel Gualdi. Ci può raccontare un po' chi era, sia come musicista che come persona? Io ho suonato molti anni con Engel, diciamo, ho iniziato una cinquantina d'anni fa circa. E poi ci Però. siamo separati per modifiche di gruppo, per la verità. Però abbiamo fatto molta musica in molti locali d'Italia, anche non solo jazz, purtroppo anche musica da ballo. Però era musica importante, non era musica campagnola, cose così che sono. Buone anche queste musiche, sono interessanti, però si facevano musiche molto importanti con formazioni orchestrali abbastanza sostenute. Quindi per parecchi anni ho suonato con Engel Sì, Gualdi e sì. ho visto che ha collaborato non solo con lui, anche con molti altri, tipo Renzo Arbore, con Andrea Mingardi, con molte grandi orchestre Sì, italiane. ho suonato con molti musicisti, anche con qualche musicista straniero. E, per dirne una, Chet Baker ci siamo incontrati diverse volte e poi con altri musicisti del bolognese molto bravi, non faccio i nomi perché sono tanti, quindi sono Posso molti musicisti immaginare. bravi, sì. Infatti, volevo anche chiederle, di tutti i festival e eventi ai quali ha partecipato negli anni della sua carriera, ce n'è uno che ricorda in modo particolare? Beh, Umbria Jazz è quest'anno, abbiamo fatto 10 giorni con Guido Pistocchi, la tromba. Che è un bravo imitatore di Armstrong come voce e anche come strumento. E quindi sono appena tornato da un mese da Umbria Jazz. È stato molto importante, sì, molto Immagino. interessante. Con ottimi musicisti, Felice Del Gaudio, Leary Barbieri e abbiamo l'ospite d'onore che è Checco Coniglio. Perfetto, io la ringrazio moltissimo per il tempo che ci ha dedicato e adesso non ci resta che lasciare spazio alla musica.